onore ai caduti. Chetto, riposo. Allora, siamo qui come ogni anno per ricordare i 300 volontari che il 2 febbraio del 45 partirono da Terni per arruolarsi nel gruppo di combattimento Cremona, una delle due divisioni del rinnovato esercito italiano che furono inquadrate nelle forze alleate. Ringrazio le istituzioni per la loro partecipazione e i rappresentanti delle forze armate e delle associazioni combattentistiche. Partirono da questa piazza alle 7, su camion militari, arrivarono a Ravenna alle 20, presso la caserma Garibaldi, semidistrutta dai bombardamenti. La gran parte dei volontari provenivano dalla brigata garibaldina Antonio Gramsci, che insieme agli alleati aveva liberato Terni il 13 giugno del 44. Ma insieme a loro c'erano anche altri giovani che non avevano partecipato alla guerra partigiana. Ho citato queste due date per evidenziare che i volontari che partirono quel 2 febbraio vivevano in un territorio liberato, dove la guerra era finita da quasi un anno, e potevano restare a casa, ma vollero partire per contribuire ad accelerare la fine della guerra e la sconfitta definitiva del fascismo. Quindi siamo di fronte a un atto di grande valore umano e politico. Giovani che potevano restare a casa dopo aver combattuto la guerra partigiana nel proprio territorio e per aver contribuito a liberarlo, si rimettevano in gioco rischiando la vita. 8 di loro persero la vita. Ne voglio ricordare i nomi: Vito De Giovanni, Dioniro De Santis, Sergio Fucili, Gildo Ginepri, Guido Gonella, Umberto Lupini, Umberto Paletti e Olivo Zara. Caddero per la libertà di tutti, combattendo contro la barbarie nazifascista. Così recita la lapide posta presso il comune di Alfonsine. Riprendo una breve considerazione dalla pubblicazione del libro I volontari partigiani del rinnovato esercito italiano a cura di Carlo Smuraglia. Negli ultimi anni l'AMPI si è dedicata con impegno a integrare per quanto possibile la storia della Resistenza. In questo contesto si imponeva l'attenzione su una vicenda dimenticata o quantomeno trascurata, quella dei partigiani arruolati volontariamente dopo la liberazione delle rispettive città nell'Italia centrale, nel rinnovato esercito italiano inserito con due divisioni nelle armate alleate. Ecco, si è cercato di evidenziare le ragioni profonde di quelle scelte coraggiose e le motivazioni personali di quei volontari. Il quadro che ne risulta completa ed approfondisce la limitata bibliografia sull'argomento, recando un contributo significativo alla conoscenza e alla valutazione di una vicenda esemplare, importante e ricca di significati storico-politici. Noi nella nostra città questa vicenda non l'abbiamo mai dimenticata e per questo ogni anno siamo qui, insieme alle istituzioni, ai rappresentanti delle forze armate e alle altre associazioni combattentistiche, per ricordare e onorare la memoria di quei giovani. Oggi tutti i cremonini ternani ci hanno lasciato. Non li dimenticheremo e continueremo ad onorarli.
viva la Resistenza, viva la Repubblica, viva l'Italia. Io darei la parola alle istituzioni che volessero portare un saluto e così. Buongiorno. Ricordiamo la storia di 300 eroi che partirono da questa piazza per lottare per la libertà. Sono stati ricordati dei valori importanti. Io però noto con grande dispiacere che in questa piazza non ci sono giovani, perché purtroppo i valori che sono stati ricordati prima, soprattutto quelli dell'antifascismo, non sono stati tramandati. Noi abbiamo, oggi farò un intervento che va al di là di quello che accade ogni anno su questa piazza. Noi abbiamo un dovere, cioè di trasmettere ai nostri giovani determinati valori. Oggi non ci sono giovani e questa è una sconfitta per le istituzioni. Per cui io vorrei proporre, se tutte le associazioni dei partigiani presenti, di organizzare degli incontri con le scuole, in cui il Comune di Terni si farà parte attiva, per raccontare e per fare in modo che non si dimentichino certi valori. Io sono, prima lo dicevo col professor Taramonti, molto legato a questa giornata, perché ho uno zio che in questa giornata ha avuto il riconoscimento della cittadinanza honoris causa da parte di Alfonsino, e lui non era un ternano, era un marchigiano che partecipò a quella liberazione e che poi dopo per i casi della vita è venuto a Terni e ha sposato una sorella di mia madre, Morelli Crescentino, e lo vorrei ricordare perché quel riconoscimento, quella targa ce l'ho a casa e la conservo con tanta, come un tesoro. Per cui ecco, l'impegno del Comune di Terni è quello collaborare con le scuole. Qui c'è pure l'assessore Altamura, che quindi invito ad adoperarsi insieme all'associazione dei partigiani, perché noi abbiamo il dovere di trasmettere questi ideali e questi valori alle generazioni future, perché se no noi corriamo il rischio che questi elementi essenziali della nostra storia italiana, della Repubblica, vengano dimenticati. Per cui questo è un impegno che prende l'amministrazione comunale di Terni. Grazie a tutti. Grazie, grazie a lei. Io, come dire, apprezzo moltissimo le cose che lei ha detto. D'altronde avevamo già in programma un confronto con l'assessore per costruire un percorso con le scuole. Questa mattina qualche classe doveva essere presente, però ci sono stati, come capita spesso in queste situazioni, ci sono stati problemi o con gli insegnanti o con altre, e quindi non sono essere presenti alcune classi. Vorrei ricordare, ecco, in questa occasione anche alla fine di questo ricordo, che oggi per la prima volta non abbiamo presente qui Alvaro, che ci ha lasciato qualche mese fa, e non c'è il presidente dell'Associazione Nazionale Cremonini, che è malato, e quindi speriamo quest'altro anno di averlo presente e a portare il suo saluto a questa iniziativa. Ecco, io altre cose non le ho da dire, ringrazio tutti. Se c'è qualche